18 anni fa, il 4 giugno del 1944, Roma fu liberata dall'occupazione nazista. Un periodo di storia durato 20 anni si era chiuso tragicamente e la città si apriva a una nuova esperienza democratica e repubblicana. 18 anni sono passati. La città ha mostrato apertamente i suoi problemi complessi di metropoli cresciuta troppo in fretta. Roma di oggi è una città che conta più di 2 milioni di abitanti, che si trova di fronte alla necessità di essere moderna e funzionale senza sciupare il suo volto di sempre. Tra poche ore la città che ora vedete padrona di se stessa nelle prime luci dell'alba sarà gonfiata dalla vita e dall'attività di 2 milioni di persone. Una vita varia e tumultuosa come in tutte le metropoli del mondo e che è ben diversa dalla dolce vita. 2 milioni di persone che hanno visto la dolce vita solo al cinema o nelle pagine dei rotocalchi. Impiegati, operai, studenti che ogni mattina prendono gli stessi tram affollati per recarsi ai posti di lavoro. Quasi ogni mattina alla stazione Termini sbarcano nuovi immigrati. È una cosa comune oggi a tutte le grandi città. Ma altrove c'è il forte richiamo dell'industria, il vasto paesaggio di ciminiere che spinge a tentare l'avventura. Qui c'è solo il nome di una grande città, la diffusa opinione che in un modo o nell'altro si può trovare qualcosa da fare, che dove riescono a vivere 2 milioni di persone può anche vivere una famiglia in più. La baracca, la costruzione abusiva nell'intenzione di molti immigrati, non è che una testa di ponte, un accampamento alle porte della città assediata. La parola d'ordine per molti immigrati è arrangiarsi, trovare una qualsiasi attività, inventare un mestiere. Roma non sbatte la porta in faccia a nessuno, anche se ogni immigrato per i soli servizi pubblici costa al comune 150.000 lire, non sorgono associazioni che sollecitino misure contro il flusso immigratorio. E bisogna fare le case, le scuole, gli ospedali, le strade, anche per questi che vengono e che non sono ancora in grado di dare niente in cambio. Ogni anno è come se un'intera città della grandezza di Pisa, Novara o Cosenza si trasferisse a Roma. La capitale potrà contare 3 milioni di abitanti prima del 75 e superare i 5 milioni alla fine del secolo. E saranno, come già oggi, piemontesi, veneti, marchigiani, calabresi. La Roma degli italiani che Quintino Sella auspicava è una realtà che negli anni si è andata sempre più consolidando. Oggi la Roma dei romani, i quartieri che tradizionalmente hanno ospitato abitanti con 4/4 di romanità, sono segnati sulle guide turistiche come i monumenti. E non c'è straniero che venga a Roma senza passare una sera in un tipico ristorante di Trastevere. La minoranza si è organizzata, profitta del turismo sempre crescente. Vende ricordi e antichità, porchetta e vino dei castelli. Il 20 settembre del 1870 i bersaglieri entrarono a Roma da Forza Pia. La strada che percorsero fu chiamata via 20 settembre e nei primi decenni di Roma capitale diventò la strada dei ministeri. Costruito fu quello delle finanze, poi quello della guerra, poi quello dell'agricoltura e qualche anno dopo, al di là di Forza Pia, i lavori pubblici e le comunicazioni. I funzionari dei ministeri andarono ad abitare invece nelle case costruite lungo un recipiro parallelo a via 20 settembre, la nuova via nazionale, che congiungeva la città vecchia con la stazione ferroviaria. Le case si espansero ben presto anche al di là della stazione ferroviaria, verso Piazza dell'Indipendenza e oltre Santa Maria Maggiore, territorio Emanuele. Il grande giardino al centro e i portici tutto attorno. Ampliare la città di Roma, ampliare la nuova capitale, si dimostrò ben presto un ottimo affare. L'aristocrazia romana mise i terreni, costituiti dalle grandi ville, dai grandi giardini, dai meravigliosi boschi che cingevano in una cintura di verde tutta la città. Le banche dell'Italia settentrionale e più spesso straniere misero i capitali per distruggere tutte queste ville e costruire case, case e case dappertutto.
anche dalla parte opposta di Piazza Vittorio si è costruito un grandissimo quartiere, quello di Prati, dominato dalla mole gigantissima del Palazzo di Giustizia. I romani lo definirono subito il palazzato, intendendo con ciò non solo un giudizio estetico, ma anche la condanna dell'incapacità dimostrata da progettisti e costruttori. Il palazzo doveva avere un piano in più che non fu mai costruito perché sarebbe crollato tutto. E c'era anche nel termine di palazzato una riserva morale sui troppi scandali che accompagnarono le forniture dell'enorme quantità di materiale necessario. All'euforia della prima espansione e agli ancor più euforici e fatti di guadagni successe però di colpo dopo il 1885 una grave, grande crisi. I cantieri si fermarono uno dopo l'altro in tutta la città. 30.000 muratori che erano scesi dall'Abruzzo o dall'Italia meridionale per lavorare a Roma furono rimpatriati per foglio di via obbligatorio. Le imprese edilizie fallirono tutte e molte banche ne seguirono le sorti. Il 1900 si con migliori prospettive. La città si andava riprendendo dalla grave crisi dell'87 e anche l'attività edilizia ricominciava in pieno, soprattutto per la spinta prepotente di un fortissimo incremento demografico. All'inizio del secolo Roma sta riprendendosi dalla crisi edilizia. Il Parlamento approva le leggi Giolitti per la tassazione sulle aree fabbricali. Nasce l'Istituto Autonomo Case Popolari e in tal modo la costruzione delle case per i meno abbienti viene sottratta all'iniziativa privata. Nel 1909 un nuovo piano regolatore sostituisce il precedente. La cultura urbanistica nel frattempo ha fatto passi da gigante. È la prima volta e sarà l'unica nella storia urbanistica di Roma che i problemi della grande metropoli vengono impostati alla giusta scala nei giusti rapporti. Sempre sulle direttive del piano del 1909, subito dopo la guerra viene realizzato il quartiere di Piazza Nazzini. I terreni sono comunali e quindi sottratti alla speculazione sulle aree. Questo migliora subito il confort urbanistico e residenziale di questo quartiere rispetto a quelli costruiti negli anni precedenti. C'è più spazio, c'è più aria, c'è più luce, ci sono delle aree libere dove passeggiare e dove giocare. Il cattivo gusto domina sempre le manifestazioni ufficiali. Nel 1911, nel cinquantenario dell'Unità d'Italia, viene inaugurato finalmente il monumento a Vittorio Emanuele II, che era in cantiere da quasi 30 anni. Per costruirlo si dovessero fare delle enormi demolizioni e i costi preventivati furono superati molte volte. Con la sua mole enorme, con il bianco assoluto della il monumento non mai ambientato. 28 ottobre del 1922. Queste sono le scene del primo giorno di una lunga avventura. D'ora in poi il nome di Roma sarà in tutti gli studi, in tutte le canzoni, ma i suoi problemi veri, gli autentici gravi problemi della città, saranno incompresi. Investita da un'ondata di retorica, Roma non potrà vedere cosa si nasconde dietro gli obelischi e gli edifici imperiali. Gli interessi, le speculazioni appollaiati sotto le grandi ali della demagogia fascista troveranno un fertile terreno. Per creare la grande Roma dell'impero, il fascismo consegnerà ben presto la città nelle mani di Sua Maestà il Piccone. 6 mesi dopo la marcia su Roma, Mussolini enunciava quelle che dovevano essere le direttive per la grande capitale del fascismo. Bisogna far piazza pulita di tutto ciò che si è costruito nei secoli della decadenza attorno ai ruderi della Roma imperiale, che devono grandeggiare nella necessaria solitudine. Da piazza Venezia si deve vedere il Colosseo, da piazza Colonna il Pantheon. Per fortuna attuare un simile programma sarebbe costato molto. E non tutta la vecchia Roma fu distrutta. Completamente distrutto fu un popoloso quartiere tra Piazza Venezia e il Colosseo. Si disse che in tal modo si sarebbero rimessi in luce i ruderi dei fori imperiali. In realtà, appena scoperti, i ruderi furono ricoperti con una soletta di calcestruzzo per far passare sopra una grande strada per le sfilate imperiali.
si ruppe così definitivamente e irrimediabilmente quella unità d'ambiente tra tutti i fori, foro romano e fori imperiali, che era stata proprio creata dalla successione dei vari interventi nell'antichità. E gli abitanti? Gli abitanti cacciati dalle loro case per via dell'impero, come poi quelli cacciati per realizzare Piazza Augusto Imperatore, Piazza Nicosia, l'isolamento del Campidoglio, Corso del Rinascimento, Via della Conciliazione, furono trasportati nelle borgate appositamente costruite alcuni chilometri al di là delle ultime case della città, in aperta campagna, dove non si capisce come questa gente avrebbe potuto e dovuto lavorare, guadagnare e vivere. La miseria nelle borgate fu subito obbligatoria e i nomi del Quarticciolo, di Gordiani, di Prima Valle, del Tintino, del Prenestino, di Tormarancio diventarono tristemente famosi negli anni successivi e mostrarono a tutti chiaramente qual era il rovescio della medaglia degli sventramenti imperiali. Intanto, nell'espansione della città borghese, gli speculatori e gli impresari sfruttano al massimo le possibilità offerte dal cemento armato, possono fare case più grandi e più alte e traggono i massimi guadagni dall'incremento demografico sempre crescente. Roma in quegli anni subì l'incremento maggiore di tutta la sua storia. Sorgono così gli alveari di cemento armato, tipo quelli attorno a Viale Eritrea, queste pareti continue, questa successione monotona di finestre e di balconi senza un attimo di respiro, senza una pausa, anonime, indifferenti. Si arrivò così alla guerra. 4 giugno 1944. Questa sera, 18 anni fa, con l'arrivo delle truppe alleate, finiva per Roma l'incubo della guerra. A differenza di quasi tutte le altre città, Roma aveva visto aumentare la sua popolazione nel corso del conflitto. La presenza del Papa e le garanzie di città aperta avevano richiamato molta gente. Dopo la liberazione, il movimento immigratorio riprende più impetuoso che mai. Finita la guerra, l'espansione edilizia di Roma riprende sempre più massiccia. Il vecchio piano regolatore fascista, sebbene completamente superato, è invece legalmente tuttora valido. L'unica vera legge che è stata efficiente a Roma in questi 20 anni sembra essere stata quella di riempire ogni buco, ogni pezzetto di terra di case. Questa distesa di case, che per abitudine continuiamo a chiamare Roma, ma che ha conservato ben poco della bellezza e dei valori della vecchia Roma, contiene oggi più di 2 milioni di abitanti. Con una popolazione in forte aumento e una grave crisi degli alloggi, la preoccupazione principale in questi anni è stata quella di favorire l'attività edilizia per dare una casa a decine di migliaia di nuovi abitanti. E molto si è fatto in questo senso, ma non sempre si è potuto controllare la direzione dello sviluppo, programmarla, guardare più lontano di un domani che reclamava la soluzione di mille urgenti problemi. Dove è stato possibile dare ordine allo sviluppo, l'esperienza è stata positiva. È il caso dell'Euro, il nuovo quartiere sorto a sud-ovest di Roma, sulle rovine di quella che avrebbe dovuto essere l'esposizione universale del 42. Si presentava così alla fine della guerra. Nel marzo del 49 il Corriere della Sera scriveva: il patrimonio va in rovina, i tedeschi appiccarono il fuoco agli edifici, gli alleati vi allestirono poligoni di tiro, i senza tetto si scaldarono bruciando imposte in mezzo alle stanze. Non esiste più un vetro nelle mille occhiaie vuote delle finestre. Che fare? Si è fatto dell'Eur un grande moderno quartiere, pregevole dal punto di vista estetico, confortevole per chi ci vive. Un fatto architettonico nuovo nella fisionomia di Roma. Si è certamente partiti da una posizione favorevole, perché l'ente aveva la proprietà dei terreni e ha potuto disporne a suo piacimento, ma i risultati sono comunque molto apprezzabili. E veniamo alla cronaca di tutti i giorni, ai problemi piccoli e grandi che continuamente vengono segnalati dalla cittadinanza alle redazioni dei giornali. Di problemi aperti una grande città come Roma ne ha in abbondanza, nonostante il miglioramento del tenore di vita generale. I disagi di una popolazione cresciuta troppo rapidamente in pochi anni si trovano riflessi in queste rubriche.
da chi si lamenta per una strada rovinata a chi denuncia la difficoltà di trovare un'occupazione meno precaria, come in questa lettera giunta alla redazione di un giornale romano. Questa lettera è particolarmente significativa perché pone brutalmente, in forma angosciosa, un problema molto grave e particolarmente sentito da Roma, che è il problema dell'inserimento dei giovani nella vita produttiva. Un problema grave di per se stesso per quanto riguarda Roma e che è maggiormente aggravato dall'afflusso continuo di giovani che vengono da altre regioni nella speranza di trovare a Roma un'occupazione e un avvenire. L'afflusso delle lettere è determinato dalle circostanze, che possono essere un fatto di cronaca, un fatto stagionale e soprattutto nostre transazioni, nostre inchieste, le quali determinano un afflusso notevole di lettere. Faccio un esempio piuttosto recente: una nostra approfondita inchiesta sul problema dell'assistenza ospedaliera a Roma, problema particolarmente grave, ha provocato una valanga di lettere di lettori, i quali ci hanno scritto per plaudire all'iniziativa e anche talvolta per criticare certe nostre impostazioni. Le lagnanze però più numerose trattano i problemi del traffico, un problema che interessa tutti, automobilisti, pedoni e soprattutto i commercianti. Infatti tutti abbiamo il problema del parcheggio, di riuscire a svincolarci tra i rovigli delle auto, ma per i commercianti la situazione è ancora molto più grave. Infatti i continui cambiamenti di discipline statali, sensi unici, direzioni vietate, rotatorie che nascono dalla notte al giorno, mettono in crisi i commercianti di quella zona che da un momento all'altro vedono il loro commercio diminuire sensibilmente. Ma a questi bisogna aggiungere delle lettere che trattano problemi stagionali. Quindi per esempio in questi giorni arrivano le lettere contro i rumori molesti, gente che si lamenta che durante la notte sotto casa passano motociclisti a tutto gas, che passano macchine con la marmita sfondata, che ci sono delle signori poco gentili che tengono la radio a tutto volume e delle orchestrine che suonano quando non dovrebbero suonare, eccetera, eccetera. Certo, è molto difficile vivere insieme dentro le mura di un immenso caseggiato, pretendere, quando spesso non la si concede, la tranquillità necessaria dopo una giornata di lavoro. Lo sviluppo esplosivo di molti quartieri come questo ha aggravato anche i problemi della convivenza a Roma come in altre città. Se si pensa che dal 1951 al 1961 la popolazione romana è aumentata di oltre 500.000, si capisce anche perché certi malanni della città si siano aggravati. Cesare, radunato l'esercito, mosse alla volta della Gallia. All'inizio del prossimo anno scolastico sarebbero necessarie a Roma ben 2.440 aule. Ogni giorno migliaia di ragazzi affluiscono nelle scuole cittadine, molte delle quali da qualche anno adottano i doppi turni. Alcune sono riuscite a rimediare alla situazione, ma il problema resta ancora aperto. Come avete risolto la situazione nella vostra scuola? Quest'anno l'abbiamo superata occupando dei gabinetti scientifici come quello di fisica, di scienze, eccetera, però è una situazione che si trascina sempre in modo penoso. Ad ogni modo so di altri miei compagni che in altre scuole devono subire turni pomeridiani e a volte non soltanto due turni ma anche di tre turni. Infatti andiamo i primi tre giorni di mattina e gli ultimi tre di pomeriggio. E uscendo il sabato sera si devono fare le lezioni la domenica mattina e non si può andare fuori. Spesso le lezioni cominciano troppo presto, subito dopo pranzo, anche per ragioni di lontananza. Molti di noi abitano lontanissimi dalla scuola e devono muoversi da casa prestissimo, generando dei disagi anche in famiglia. Molte nuove aule sono entrate in funzione a Roma. Soltanto in 5 mesi, dall'ottobre 61 al febbraio di quest'anno, 405 nuove aule. Ma il deficit resta ancora grave e il problema complesso per un comune che deve anche affrontare un continuo incremento della popolazione scolastica. Ogni anno ben 4 milioni di presenze sono registrate negli ospedali romani, ma le attuali strutture ospedaliere non sono più adeguate alla situazione cittadina. Roma ha bisogno almeno di altri 2.000 posti letto. Molti i casi di rinvio, troppi i salti mortali che sanitari e dirigenti delle amministrazioni ospedaliere devono fare per ricoverare il maggior numero di persone. Ancora oggi si è costretti ad accogliere in edifici vecchi di secoli un numero eccezionale di malati. Dappertutto si rimedia come si può, utilizzando sale d'aspetto e corridoi.
La cronaca romana si è interessata recentemente della situazione al reparto maternità del Policlinico. Ogni giorno nascono a Roma 110 bambini. Non si possono correre rischi. Qualche volta abbiamo dovuto mettere, ma non poche, anche 18-20 donne su barelle, su una coperta, perché più di 310 letti non abbiamo e cerchiamo in tutti i modi di assistere specialmente quelle più gravi e quelle che hanno bisogno di assistenza perché urgenti. L'ideale sarebbe di avere un maggior numero di letti. L'ideale sarebbe che anche da noi, anche in questa regione, si passasse dal 4,5 per mille, come attualmente, al 9-10 per mille di posti letto. Nuove unità ospedaliere sono state costruite in questi ultimi anni, fra cui quelle di San Giovanni e di Sant'Eugenio. Ma il problema resta aperto. È impossibile, tuttavia, fare miracoli se non si interverrà con solidi finanziamenti. Solo in questo modo si potrà dare tranquillità e sicurezza a tante famiglie. Il centro di Roma, con i suoi complessi amministrativi e commerciali, richiama le maggiori correnti di traffico. Ma se da un lato il numero dei mezzi circolanti a Roma è aumentato notevolmente, le strade restano sempre le stesse di 50 anni fa. Roma Capitale ha bisogno di dare una regola al suo sviluppo. Anche se fino ad oggi le travagliate vicende amministrative non hanno consentito di varare un serio piano regolatore, esiste già una chiara visione di ciò che Roma dovrà diventare in un prossimo avvenire. Ad essa si è ispirata nei suoi lavori la commissione dei 5 esperti nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici e di cui fa parte il professor Michele Valori. Sul futuro assetto urbanistico di Roma si discute ormai da 10 anni, perché la città ha bisogno di alcuni importanti provvedimenti che consentano di riorganizzare l'attuale aggregato urbano e predisporre l'ordinato sviluppo di quanto si dovrà fare nel futuro. Quali sono questi provvedimenti e quali le principali operazioni di cui Roma ha bisogno? La prima importante operazione è la rottura dello schema concentrico dell'attuale organismo urbano di cui l'anello dell'ANAS è in qualche modo il simbolo. Gli urbanisti, per rompere lo schema concentrico e chiuso della città, propongono la creazione di un asse, del cosiddetto asse attrezzato, ovvero sia di una strada di scorrimento interno che dovrà essere anche il luogo di appoggio dei centri direzionali che dovranno aspire le nuove attività commerciali, amministrative e rappresentative della Roma del futuro. Ha bisogno quindi Roma di operare un salto. Le attività direzionali oggi insediate nel dovranno trasferirsi ed emigrare nei nuovi centri direzionali di Pietralata, di Centocelle e dell'Euro. Essi, come si è detto, saranno uniti da questa nuova viabilità interna. Questo salto, che pure presenta qualche difficoltà, non deve tuttavia preoccupare, perché i romani già ne hanno visto uno, quello dell'Euro. Contemporaneamente alla creazione dei nuovi centri direzionali, gli urbanisti propongono un secondo obiettivo, la riqualificazione dei tessuti urbani già esistenti, cioè una serie di iniziative tendenti a fornire tutti i servizi indispensabili ai quartieri che ne sono ancora privi. Terzo impegno, il verde di Roma. Tra le capitali del mondo, Roma è certamente quella più povera di verde. Una terza operazione quindi si impone per realizzare un sistema organico di parchi che consenta al cittadino di godere di ampie zone per lo sport, per lo svago e per il passeggio. Un sistema organico di parchi può essere quello che deriva dall'associazione di ampie zone che potrebbero essere per esempio quella del Tevere Nord insieme alla Villa Savoia, insieme alla Villa Borghese. Un altro importante settore del verde di Roma potrà essere quello che risulta dall'associazione del Parco Paesistico dei Castelli Romani con il Parco Archeologico dell'Appia. Terzo settore infine del verde di Roma potrà essere quello che dal cuore della città si proietta attraverso il Tevere verso il sud di Roma e verso il mare. Sviluppo di una città a macchia d'olio significa che essa si allarga in tutte le direzioni, che i servizi pubblici, le strade, le fognature, la luce elettrica, i telefoni, i mezzi di trasporto devono inseguire le case dispendiosamente. Questo è accaduto in passato e ha provocato molta confusione. Oggi
le nuove espansioni dovranno invece seguire precise direttrici del territorio. Queste nuove espansioni sono individuate dagli studi fatti dal piano intercomunale e legate strettamente alle fonti di lavoro e allo sviluppo delle zone industriali nell'Interland di Roma. È chiaro che da questo nasce una nuova concezione della città. La città-regione che non è più una città concepita in un ambito ristretto, strettamente urbano, bensì proiettato verso un territorio più ampio che ci fa intravedere una Roma legata molto più al Lazio di quanto noi oggi non possiamo pensare. I problemi di Roma vanno quindi studiati in relazione alle esigenze e alle possibilità del Lazio. Nel dopoguerra un'industria leggera si è sviluppata intorno a Roma e soprattutto il cinema ha avuto un grande rigoglio. Probabilmente il paesaggio di Roma non sarà mai invaso da una selva di ciminiere, ma intorno alla città, nel Lazio, si affermeranno nuove industrie che alleggeriranno la pressione demografica su Roma e stabiliranno con la città una vera unità economica e produttiva. Ma quando tutto questo sarà una realtà, e già se ne intravedono i segni, che cosa diventerà il centro storico di Roma? Se il piano regolatore è inteso proprio in un senso regionale, se si risolvono cioè i problemi dell'entroterra, della città, la questione del centro storico... Io parlo latino, tanto mi sentite abbastanza come se ho messo più grande da non far sentire la mia voce, che tra l'altro è abbastanza. E benvenuti a tutti, grazie di esserci così puntuali, così numerosi, perché siamo contenti. Abbiamo quello che abbiamo visto è un documentario della versione, diciamo, la parte essenziale, più importante, più breve, di un documentario del 1962, quindi lo stesso anno in cui esce per la prima edizione del libro di Solera, in cui questa sera presentiamo la ultima, più recente edizione, dopo una notevole serie di edizioni di stampa che è stata nel frattempo del 62 ad oggi, l'ultima edizione accresciuta, integrata, curata dopo la scomparsa di Solera da Paolo Berlini, che conosciamo tutti perché lo conosciamo come Roma, un'istituzione, potrebbe essere il migliore, dal punto di vista personale, ma credo molto condiviso, il migliore urbanista italiano e uno dei migliori worldwide. Io sono molto amico e fan, mi perdonerà se non metto in imbarazzo. Il motivo per cui l'abbiamo fatto vedere è perché in parte spiegata anche dalle ragioni di questa presentazione in questo momento del libro appena uscito, e questa credo sia la prima presentazione a Roma, credo, a Roma città, la prima in assoluto per un libro che è dedicato a Roma, che è considerato unanimemente la Bibbia dell'urbanistica della capitale, uno dei cinque libri obbligatori per chi voglia trattare e occuparsi della storia di Roma dell'epoca moderna. E come avete visto si apre con l'evocazione della liberazione di Roma da parte dell'Italia dei Comunicati, la liberazione del nazifascismo di Roma, capitale d'Italia, la capitale della Repubblica, nata dalla Resistenza, e quest'anno diciamo il ruolo dell'Ottantesimo. E lo festeggiamo tra poco perché festeggeremo insieme al 25 aprile e a tutta una serie di altri ottantesimi che ricorrono quest'anno. Perché l'ANPI ha voluto autorevolmente sponsorizzare, abbiamo qui con noi del Marco Troi, che è della presidenza provinciale dell'ANPI di Roma, ha voluto sponsorizzare questa presentazione proprio perché nella Costituzione, nata dalla Resistenza, ci stanno le ragioni dell'impegno delle forze progressiste, della
prima volta, le istituzioni repubblicane, una delle più avanzate del mondo democratico dell'Europa. La Costituzione detta che prescrive che la Repubblica cura salvaguardia e la paesaggio, oltre a tutta una serie di altre cose, rimuovere gli ostacoli che frappongono il movimento dei diritti da parte dei cittadini, l'uguaglianza, la libertà e la sicurezza. E questo libro nasce tra l'altro in un periodo di anni 60 cruciale, dividono all'interno del tempo di anni del boom. Per l'Italia lo sono stati, per l'Italia sono stati gli anni in cui, due anni prima dell'uscita di questo libro, che erano stati un tentativo reazionario di restaurazione autoritaria con il concorso dei neofascisti, il libro del 60, lo ricordiamo che cosa ha significato, che viene battuto grazie alla mobilitazione democratica, dimostrando che la democrazia stava radicandosi nel paese, nonostante tutto. Due anni dopo mi sarebbe stato un tentativo nel 64, il tentativo di Roberto Vitti, anche lì, per il suo di vero e proprio colpo di Stato, fornito da generale Lorenzo, settori dei carabinieri, dei carabinieri militari, anche quello scongiurato, e che aprì poi però la strada alla stagione del centro-sinistro, quindi comunque a una avanzata democratica, una stagione da cui nasce la scuola del mobile, portata fino alla terza media. Io lo dico perché mi ha detto perché la mia generazione, io sono la prima generazione che si è trovata a vivere in un paese in cui era obbligatoria la scuola in istruzione fino alla terza media. E poi via via tutto quello che è stato la grande stagione poi che si apre nonostante i tentativi quello che vogliamo, però la stagione delle riforme per uno dei lavoratori, e in quel momento lì all'inizio degli anni 60 una generazione di studiosi, di intellettuali che non erano semplicemente gente che era studiata, gente che scriveva, gente che studiava, ma era gente che si impegnava, che sentiva l'obbligo di impegnarsi per il bene comune, di solere con questi, che producono la scuola, la nuova scuola di urbanistica. L'urbanistica aveva già fatto grandi passi per la politica, perché dovevano implementare in questo paese, ma in quegli anni 60 c'è un'abitante con forza del movimento, e da quel movimento lì nasce quello che poi abbiamo vissuto negli anni 80, quando a Roma si apre la stagione in qualche misura di innovazione, senza di varare degli regolatori che prevedano dare carta a chi non ce l'ha, che prevedano quella cosa che una delle cose che si è riusciti a fare, almeno in parte, è questo, la confusione del parco dei castelli con il parco della mafia antica, poi però è stato sempre un processo speciale, e oggi viviamo un processo sicuramente un momento di riflusso. E quindi, siccome conosco Paolo, che so qual è il giro con il quale lui affronta questi temi, è lo stesso video che la portava in Corea, ricordiamo tra parentesi, il collaboratore di Vecchi, quindi con una visione fortemente incrociata a una forte senso di democrazia, di partecipazione, di unità per la democrazia e per il progresso. Si tratta di un qualcosa che comunque, nonostante tutto quello che teniamo di flusso, i tempi duri, i tempi difficili, continua comunque a stare sotto le linee di questo paese. E abbiamo chiamato Stefano, di cui non mi ricordo mai il cognome, lui che è comitato, oltre ad essere iscritto alla sezione anti biodiversa, lui è uno degli animatori del comitato del Platone di Lore Spartano. Ci racconterà lui poi che cosa hanno fatto, capirà il motivo per cui. Diciamo che sono protagonisti di una lotta democratica per la salvaguardia di uno spazio, un territorio che rischiava di venire edificato, cementificato, asfaltato e sottratto a una visione creativa, libera, curiosa da parte della gente, da parte degli abitanti di quel quartiere. Quindi Marco Paolo nella premessa a questa nuova edizione, l'ultimo paragrafo della tua premessa, ringrazia i movimenti, le associazioni che hanno in questi anni che hanno dato per portare avanti, sviluppare, innovare il discorso che era precedeva alla nascita dell'opera. Ho chiesto quindi poi ad altre due entità di venire questa sera e di dare un loro contributo. Noi, Maurizio Grosso,
SCUP era forte cultura popolare, il centro sociale di grandissima, grandissimo interesse, si faceva cose in modo innovativo, in un rapporto assolutamente creativo e positivo con il territorio, dalle parti della struttura di Piazza Raguta, della popolana, che purtroppo ha subito brutalmente la cancellazione proprio dentro all'interno di un progetto di sicurezza di generazione parte, quello che ci includerà questa cosa. Ho chiesto intervento a Irene Ranaldi come presidente dell'associazione Ottavo Colle, perché si occupa in modo di ho scoperto in questa presentazione, si è preparato questa presentazione in maniera molto innovativa e molto creativa di questioni inerenti al territorio, tra l'altro si conoscono già con Paolo, ma già fatto loro insieme, e quindi anche lei se vuole e lo vediamo ci dà un po'. E a questo punto, siccome ho chiacchierato abbastanza, diciamo, ho potuto presentare un po' non solo i partecipanti ma anche la serata, e adesso do la parola a Paolo che è in tutta la prima condizione. Prima di ragionare su questo incontro, che c'è tutto quello che vorrei dirvi, cioè è stato quello il filo conduttore, che lo dica a fare, l'avete visto che ragazzino che è, insomma, lui realizza, scrive questo libro, Roma Moderna, quando ha 33 anni, Italo è del 29, insomma, non fa un prodigio, che dire, mica, io non c'ho 33 anni, insomma, non ce l'avevo neppure quando è uscito il libro nel 2011, non ce l'avevo quando mi chiamò. Capite la differenza di cultura, di impostazione, di visione? Insomma, Italo con poche frasi dava l'idea di quello che avveniva a Roma. Un gruppo importantissimo, mica solo Italo, avete sentito un altro personaggio di grandissimo livello, no? che parla dopo di lui, Michele Valori, che appartiene al mondo culturale cattolico, è una persona straordinaria, che fa una polemica furibonda contro il suo partito, quindi è un uomo libero, cioè chiamano persone di questo tipo giovani e uomini liberi. Siamo nel periodo d'oro del dopoguerra, quando sembra a tutti noi che possa cambiare qualche cosa, e qualche cosa è cambiato, però cerchiamo di capire il nodo, io l'accenno solo, poi intanto c'è molta gente importante qui, magari qualcuno lo riprende, ma non è un caso che nella nostra Costituzione tutte le cose belle che Mario, che ringrazio per questa organizzazione, perché questo è importante, Mario accennava. Allora faccio così. No, ma non funzionano le casse. Ah beh, allora niente, facciamo così. Mario ha parlato dell'innovazione della Costituzione del 1948. Ebbene, se ve la scorrete, non c'è una frase che innova nel mondo del mestiere dell'urbanistica, non c'è una frase. Evidentemente lì c'è stato un blocco ferreo, quindi abbiamo innovato dal punto di vista dei diritti del lavoro, abbiamo innovato dal punto di vista dei diritti individuali, che lo dica a fare, cioè la Costituzione è straordinaria, non c'è alcun articolo che dice che c'è un diritto alla città, addirittura c'è un articolo che dice che c'è il diritto alla proprietà dell'abitazione, cosa di non poco conto, perché c'era il momento d'oro delle cooperative di ogni tipo, quindi è stato uno strumento con cui molte famiglie nostre, posso dire, hanno costruito una casa.
ordinata, magari in quartieri, anche interessanti. Non c'è niente però, non c'è la parte innovativa, ma questo era solo uno spot. Torniamo al primo incontro, Italo mi telefona, sono periodi in cui lui non ci avrà mai il telefonino, quindi io molto tempo dopo sì, ma insomma mi chiama e per la... Ok, per ragionare su questo libro, e allora felicissimo, nel senso che dell'aggiornamento avrei dovuto essere io il punto di riferimento, e lì l'orologio ritorna indietro, nel senso che vengo spiazzato dal grande maestro che mi dice, cioè no, però aspetta, prima di parlare degli anni 80, e poi perché non andiamo sulla modernità a Roma? Quindi immaginate questo contatto avuto, nel senso che lui, sapete che Roma Moderna, la prima edizione, afferma che la modernità a Roma arriva con i piemontesi. Si spiazza e dice che la modernità a Roma arriva con l'occupazione napoleonica, 1809. Guardate che ha molto a che fare, lo cito solo per questo, con quello che vorrei discutere con voi oggi. Nel senso che la cosa che più interessava a Italo erano le idee che c'erano dietro quel grande evento della rivoluzione francese e che vengono a Roma e incarnano una città che è differente. Faccio un solo esempio, due, e così ci capiamo. Dal punto di vista generale, quando Napoleone fa l'editto per la sua seconda capitale, dicevo che non verrà mai a Roma, secondo me non gliene importa molto, cioè il cuore dell'Europa, quello economico, sta vicino a Parigi, sta in Germania, nella parte nord del nostro continente, però certo non posso non dire che è affascinato dalla città eterna. E allora loro dicono che è vietato il lavoro minorile. Beh, mica poco, se ci pensate, siamo nel 1809 e è vietato il lavoro minorile. Non è poi così vietato, a 12 anni già si lavora, ma insomma è già una cosa straordinaria. Prima si lavorava a 7-8 anni, non ci sono le scuole, la seconda, che comincia a sistemare tutta la nostra cultura, e arrivo su questo, sono le passeggiate. Cioè, se è cambiato il mondo, per questo mi dispiace molto che la Costituzione non abbia colto il passaggio, se è il cittadino il protagonista della storia dopo la rivoluzione parigina, è chiaro che cambia tutto, c'è un diritto individuale, c'è un diritto ad avere una vita ordinata e avere a disposizione delle passeggiate che rendono la vita meno difficile. Questa è l'idea della rivoluzione francese che si portano qui. C'è poca roba che è rimasta, ma insomma... Loro fanno un progetto meraviglioso, loro i francesi, in 5 anni, per la passeggiata tra il Colosseo e il Celio, quindi giriamo intorno al Colosseo e ce ne andiamo a San Gregorio al Celio. Fanno la passeggiata della Porta del Popolo e il Pincio, insomma, il gioiello universale. C'è una storia bella, scusate, la faccio perché Paladè lavora per i francesi, dopodiché torna a Papa, Paladè lavora per il Papa, che inaugurerà la stessa passeggiata messa in cantiere dai francesi. I francesi mettono sotto osservazione una magnifica passeggiata a Gianicolo, dopo si parlerà di motivi ideologici nobili, nel senso che il luogo dove c'è stata, no? La sconfitta della Repubblica Romana, e dunque a Gianicolo c'è pure la memoria di Garibaldi. Prima non c'era solo un luogo bellissimo da cui affacciandoti vedevi Roma. C'è la passeggiata sua dell'imperatore, cioè tra Porta San Paolo e Ponte Milvio c'è la passeggiata dell'imperatore. Quindi via Flaminia, il lato sinistro, uscendo da Porta del Popolo, era un immenso parco dedicato all'imperatore. Come andare a finire, ce l'avete davanti agli occhi. C'era la passeggiata di Ripetta, che viene dopo, perché viene col Papa, quindi
queste idee che sono state introdotte dentro la città da un rivolgimento importante dal punto di vista sociale continuano a operare anche quando torna, quando c'è una restaurazione più o meno sostenuta, nel senso che più o meno assolutamente cerca di innovare, c'è una bella differenza tra chi l'ha preceduto e più o meno. E poi c'è la storia di Vita Borghese, e così arriviamo oggi. Facciamo un salto, poi tanto se ci saranno richieste per interveniamo, facciamo poi tre interlocutori importantissimi, oltre che Marco Noccioli, e saranno loro a ripercorrere alcuni nodi che ritengono loro importanti. Vita Borghese sta facendo la fine, l'avete vista, c'è un fotogramma in cui si vede il pezzo di Vita Borghese, cioè la villa che viene devastata da abbiamo compagni, siamo dentro le mura, Villa Borghese sta appena attaccata alle mura e sta facendo la stessa fine. Niente meno che un parente di Fabrizio Giovenale, persona che molti di noi hanno conosciuto, straordinario, aveva fatto un progetto bellissimo per il principe, una documentazione che arrivava fino a Porta del Popolo. Come si salva Villa Borghese? Salva per un genio della giurisprudenza, era un avvocato della Comune di Roma, che dice ma come sarebbe che costruiamo Villa Borghese? Lì c'è un diritto collettivo contro l'altro, nel senso che il principe era così generoso, non lo dico come era vero, che un sabato al mese arriva da Villa tutti i romani. Allora, un avvocato che aveva l'intelligenza per capire quello che avveniva in città dice: se c'è un diritto ormai decine di anni che il popolo romano va nella villa, c'è un diritto collettivo. Quello che poi diventerà il diritto civico, insomma, tutte cose che le persone che praticano questo mestiere sanno. Il principe non riuscirà a mettere in mattone e sapere che poi nel 1900 il re acquista tutto gli 80 ettari insieme a tutti gli edifici, insieme a tutte le collezioni meravigliose del principe Borghese. Quindi capite che filo rosso che c'è un diritto collettivo ad avere a disposizione il decoro, ad avere a disposizione la bellezza, avere a disposizione un posto dove i bambini possono giocare. Prima dei francesi, bambini a 7 anni vanno al lavoro, adesso forse vanno a Villa Borghese. Allora, facciamo un salto gigantesco. Molte delle cose che sono state dette sono rimaste sulla carta, ma molte delle cose hanno già un inizio che può aiutarci. E allora, questa è la proposta che è contenuta nel libro. Il libro sta in fondo, quindi io vi invito a prenderlo, perché veramente vale la pena. Cioè, l'editore ci si è speso, c'è un apparato iconografico con alcune foto bellissime. Vi racconto solo questa perché ho perso una sfida, nel senso che Einaudi dice vabbè, dobbiamo fare la copertina, allora lei ci mandi due foto e poi due ce le manda all'archivio in Solera. Capite bene che di fronte a una foto così bella, cioè io ho perso 3-0, insomma, è come. Cioè, non c'è stata partita, una foto meravigliosa che dice davvero il grande passaggio, cioè quella è presa dal Sagrato di San Pietro e fa vedere una piazza devastata dalle uomini. E quella è stata una modernità, se ci pensate, una modernità sbagliata, oggi per fortuna lo sappiamo e facciamo tutt'altro, ma quella è stata una modernità che ha caratterizzato la città di Roma. Qual è la modernità su cui dobbiamo lavorare? Poi la coloriamo con tutti i problemi che ci abbiamo in corso nei comitati, però non sarà venuto il momento in cui lo diceva Valori, però lo diceva sotto l'aspetto, questa è una critica in positivo, non è che diceva ma non avevano capito benissimo i nostri maestri, ma non sarà venuto il momento in cui questa città disordinata, nata con una speculazione immobiliare famelica, comincia a dire che ogni pezzo di città, poi ci divertiremo sulle
gli ho fatto qualche indicazione, ha diritto ad avere un palco assolutamente identico a quello della Villa Borghese, cioè esco da casa e c'è un palco, cioè che la parte costruita ria un senso davvero di nobiltà rispetto alla speculazione che l'ha costruita dal vuoto. È il vuoto che dà l'identità ai quartieri che sono nati con la speculazione. Nel libro ci sono due foto che ho avuto la fortuna di fare da un elicottero sulla Piantina. E beh, insomma, Largo d'Acchi Venturi, per chi conosce la Roma Memoria, è questo, cioè lì non c'è un centimetro quadrato a disposizione del cittadino, si attraversa la strada e sembra nella Valle della Campanella. È un modo di vivere dignitoso. Poi lo so che chi sta lì, quello c'è un lavoro, quello l'ha perso, quello è un altro discorso. L'urbanistica non c'è la bacchetta magica che cambia il mondo. L'urbanistica cerca di aiutare a una vita dignitosa chi abita nei quartieri, i ragazzi, con le scuole. Attenzione, io non le nomino neppure le scuole, Questa è un'altra parentesi, qui ci sono molti docenti che forse affronteranno il tema. Io credo che sia venuto, ma se volete, ne abbiamo solo una domanda, che sia venuto il momento in cui alcune scuole vadano cancellate e concentrate in alcuni plessi per aumentare la qualità delle nostre scuole. Noi non possiamo vivere ancora con scuole fatiscenti che non hanno anche lì il decoro, che non hanno una palestra, che non hanno un pezzetto d'aria verde. Ce ne abbiamo talmente tante, alcune delle quali possono essere dismesse e avere sempre una funzione pubblica, che è l'universitaria, ma non più scolastica, perché così concentriamo, rendiamo qualità anche alla funzione educativa, che è fondamentale. Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere in fila, io faccio solo pochi esempi, se no sarebbe noioso, eccetera, eccetera. Torre Spaccata doveva essere il grande seguito, no, del comprensorio di Centocelle, quindi era uno dei cinque comprensori del sistema direzionale orientato. Un fallimento clamoroso, forse il più grave fallimento del piano regolatore del 1965. Il direzionale l'ha deciso il privato, non l'ha deciso l'amministrazione pubblica, quindi se n'è andato sulla Roma Fiumicino, trovate la sede dell'Alitalia, trovate anche un centro direzionale privato, trovate tutto. Il sistema direzionale orientale è abbandonato. Allora, a questo punto noi dobbiamo prendere la palla al balzo e dire che tutta via dei Romanisti, tutti i quartieri pubblici che stanno lì, nati con grandi servizi ma senza rete, c'è anche un parco sotto casa. E il problema sarà, ma non ci sono i soldi. Questa, faccio ancora una piccola parentesi, scusate, sta storia la vede, non ci sono i soldi, ormai se la possono dimenticare. Finalmente abbiamo ripreso tutti i fili del ragionamento. Governo Conte 1 e 2, quindi governo Conte con la Lega e governo Conte con PD, sono stati regalati alla famelica speculazione immobiliare italiana, che ha rifatto le facciate di molti edifici che tra due anni saranno due mesi perché hanno utilizzato, ma lasciamo perdere, 130 miliardi in 10 anni. Capite che cosa è stato speso in questo paese? Ci vengono a dire che non ci sono i soldi per espropriare, Torre Spaccata e farne un parco. Scherziamo, sono 13 miliardi all'anno che potevano andare, ovviamente fatta la proporzione per ogni comune, a tutti i comuni italiani per costruire una città pubblica. Sono stati regalati. Erano pure escluse le case pubbliche, pensate che cattiveria, cioè io spendo per rifare le facciate a San Basilio, no, perché tu sei serio e vino, non c'è. Quindi Torre Spaccata è uno dei sogni della nostra nuova città. Lo stadio di Pietralata viene cancellato, c'è il parco di Pietralata. Era previsto questo sì, tra un periodo molto bello, c'è Vittorio Canzolari, c'è Italo che aggiunge qualche cosa. Era previsto un ponte pedonale che da Piazza Bologna, tutto il quartiere della grande speculazione, scende fino alla tangenziale, ci fosse un ponte pedonale che portava al grande parco di Pietralata. Perché il quartiere di San Sant'Anisce? Cioè, lo statico lo vado a fare da un'altra parte, quello è un parco
e credo che abbiamo il diritto di alzare un'avvertenza su questo. Terzo grande parco, in parte esistente, ma insomma c'è una speculazione in atto da parte del proprietario che sia Giuccini, l'area della Snia, quindi stiamo nella Corrente, anche lì non è che la speculazione non ha picchiato duro, insomma lì ci sono 8, 9, 10 piani senza un metro quadrato di verde. Il lago della Snia e tutta la zona dell'ex fabbrica della Snia diventano un parco, così ce l'abbiamo sotto casa. E qui c'è Irene, ma insomma c'è una vertenza che il comitato straordinario sta facendo per scongiurare il prolungamento di una via che si chiama Covero, insomma per chi non è giovane, non è Covero, è un mito dai miei tempi, ma insomma il posto della Cerchignola è intangibile, perché il posto della Cerchignola è un parco che è a disposizione delle persone. La Cinema Donnetta è un parco stupendo, un po' troppo perché abbiamo inventato pure la privatizzazione delle aree pubbliche, nel senso che è stato dato un privato, il privato ce l'ha messa tutta, non ce l'ha fatta, è fallito, quindi è un punto di degrado dentro la Cinema, che è uno dei posti che avrebbe più bisogno degli altri di avere un grande aiuto. Dopodiché dall'altra parte della Costituzione c'è questo sì un sogno tutto privato, di pure di 13 miliardi all'anno vuole comprare aree agricole, c'è tutto il parco che da Ficana, uno dei versi prima esistenti prima di Roma, se ne va fino al litorale, quindi il parco del Tevere Sud che diventa però non un parco metropolitano, no, è il giardino che sta davanti alla Cilio, il giardino che sta davanti al Dragono, il giardino che sta davanti a tutte le parti dove un po' sistemate male. A Vitinia, altro comitato straordinario, c'è insomma, ex magazzini militari, quindi patrimonio nostro, diremmo, i grusi come siamo, in realtà quello è il patrimonio che stava per essere venduto per farci una speculazione. Quello pure diventa il parco a disposizione di Vitinia, che è un luogo abusivo, però di un abusivismo diverso. Lì ci sono 4-5 piani, non è l'abusivismo della Roma lontana, di via Prenestina, che hanno le casette piccole. Lì c'è densità, c'è bisogno di avere un parco per tutte le persone. Certo, prima di dare la parola al parco, no, di dove spaccata, bisognerebbe anche attuare il parco di Centocelle, insomma, che un giorno sta bene, l'altro giorno prende fuoco. Che dire poi? Qui c'è un pezzo del mondo colto, la Villa di Livia, che è uno dei posti più belli che c'è, che darebbe decoro a un quartiere che è nato senza alcun tetto, è pubblico, un quartiere del Napoli del 1967, anche se 167 legato. La Villa di Livia la trovate aperta se siete fortunati, perché io per due volte ci ho portato con tutta la banda dei partigiani della mia famiglia e lo trovi chiuso, ma come, deve essere aperto? Sì, però non abbiamo il custode, il custode deve dirci che l'identità non ha chiusura, l'identità sta sempre lì perché fa parte del costume, no? Pensate, un bambino riesce a costruirsi un'identità perché sotto casa c'è una cosa bella. Io penso sempre che qualcuno c'è un problema di davvero non ci sono i soldi, che volete, ma comunque a via Lucrezia Romana, un quartiere peraltro dignitosissimo, costruito molto bene, quando è stato ritrovato il pezzo del basamato di via Tuscolana, sono state spostate intelligentemente le case e è stato costruito un auditorium, mi sa che c'era Sandro Medici. L'auditorium, l'antiquarium è un gioiellino, nel senso che ci sono piccoli ricordi, no, della vita di e quando ci si andava era pieno di scolaresche, quindi hanno scoperto che sotto casa loro c'era un tesoro, il tesoro stava lì a disposizione loro, nella loro crescita.
domenica, ma non sempre, perché pure lì, che volete, dobbiamo dare soldi a chi ha fatto le facciate, a chi ha rifatto la villa, che volete i soldi per i vostri figli, ci sono diritti. Quindi capite che c'è proprio uno sforzo che dobbiamo fare collettivo. Io so quanto è difficile, per poi mettere ancora i comitati e come raggiungere la Roma, insomma, c'erano anche i cinesi, non forse non ce la facciamo a mettere d'accordo due comitati, ma se tutti i comitati cominciassimo a fare una mappa della costruzione della nuova città che prevede la creazione di un debito pregresso che dura da 100 anni, sì, perché fino agli anni 20 questa città era meravigliosa, non c'è tema di smettere, fino all'arrivo della criminalità fascista questa città era meravigliosa, nonostante le speculazioni, però era una città ordinata, era una città che andava avanti per giusta posizione, non c'erano mai salti, quindi tutto avveniva secondo la logica dell'urbanistica liberale. È col fascismo che contiamo quella grammatica dell'urbanistica liberale e succede nei poliani, succede la cattiveria sociale. Ecco, io credo che questo sarebbe il grande sogno di Italo, perché su questo abbiamo lavorato, cioè anche nell'edizione del 2011 c'è il modello del Parco dell'Arte Antica, che è quello che sarà il futuro di Roma, proprio come modello, lo stesso di Villa Borghese. È ancora più importante dal punto di vista dimensionale e qualitativo. Ecco, è questo sogno che dobbiamo. Però qui devo chiudo dando la parola agli altri, dando però quello che difficoltà che ci abbiamo, perché non è che lo sto facendo, che stiamo in una fase, no, in cui diciamo, no, insomma, non mi sembra perché nel libro troverete. Io l'elenco, ma questo dà proprio a me, ha dato il senso della controrivoluzione. C'è stata proprio una controrivoluzione, questo non l'ha detto, forse qualcuno dei dirigenti dei partiti di governo di questa città non se ne sono accorti, quando stanno a Pietralata, ancora non si svegliano. Comunque, a pagina 340 del libro troverete un infinito elenco dello sforzo che fecero le amministrazioni di sinistra, quindi prima eccetera, per portare a dignità gli 84 nuclei abusivi che sapete sono vari spazi in tutta la campagna, su aree della grande nobiltà aristocratica e che non avevano servito. È stato uno sforzo gigantesco che comincia nel 1985 e ancora oggi non è finito. Questo ha minato la credibilità dell'urbanistica pubblica. E questo ce lo dobbiamo mettere nello zaino nostro. Insomma, i piani ancora non sono tutti approvati. Quelli che sono approvati non vanno avanti perché ci sono problemi di gestione di quel piano. Cioè, manca proprio la forza pubblica per rivendicarlo. Però se andate un po' più avanti, a pagina 403, c'è l'esatto pendolo della storia dell'urbanistica romana, perché a pagina 403, riportando adesso un po' più preciso, l'elenco dei piani di recupero urbano che sono nati nel 93, quando c'è proprio questa controriforma, controrivoluzione, e che hanno dato lo scettro del governo del territorio privato. Cioè, se prima c'erano le zone O che davano dignità alle persone, poi non ci siamo riusciti, ci siamo riusciti solo in parte, quello lo discutiamo, quando però c'è stata quella tensione culturale di dire che la città è di tutti, anche di chi aveva costruito la città abusiva, che non c'è marciapiedi, ne vogliamo parlare, questa era una capitale, non c'è marciapiedi, alcuni non c'hanno nemmeno il convento. Però con i piani di recupero urbano, quindi con la controrivoluzione del Ministero dei Lavori Pubblici quando viene esautorato De Lucia, diventa un affare privato di chi ha i terreni, che mette a frutto, costruisce in ogni parte di Roma, delle periferie andate questo. Da pagina 434 c'è un ulteriore tassello di questa
privatizzazione della città, che riguarda la compensazione urbanistica, questa straordinaria invenzione fatta dall'amministrazione Rutelli, la prima amministrazione Rutelli, che ha fatto sì che 1.800.000 di metri cubi di dottor Arancia, straordinaria battaglia portata avanti da Antonio Cederna, siamo diventati oggi, ho fatto i conti fino all'ultimo, 8 milioni di metri cubi. Quindi noi abbiamo regalato 6 milioni di metri cubi a chi non solo non ne aveva diritto perché ha sfasciato questa città, ma continua a sfasciarla. Quindi capite che è proprio una logica aberrante che noi cambiamo. Contro questa logica aberrante che noi dobbiamo lottare per dire che c'è la dignità delle persone che hanno diritto ad avere una città felice per quanto è possibile averla. Grazie. Grazie Paolo per questa apertura. E io adesso chiederei a Stefano, pregandolo di cercare di essere conciso, 10 minuti, 12 minuti e mezzo, raccontaci l'esperienza del Pratone e perché, come la vedi, perché quando io ti ho chiesto se ti ho mandato la premessa, la nostra ricordo della premessa del libro di Paolo, che gli ho spiegato cosa volevamo fare, ha detto sembra scritto pensando al nostro caso, alla nostra lotta, quindi sa già cos'è che ti chiedo di raccontarci. Grazie. Allora, buonasera a tutte le compagne, a tutti i compagni, grazie chiaramente per l'invito. Sì, l'ha introdotta Paolo, la questione di Torre Spaccata ha degli evidenti, diciamo, punti di congiunzione rispetto alla storia anche di altre vertenze di cui si è parlato poco fa. E questo perché appunto l'area di Torre Spaccata nasce come un subcomprensorio di uno dei cinque comprensori appunto dell'asse attrezzato del sistema direzionale orientale, in particolar modo di quello di Centocelle, appunto finalizzato ad ospitare su questa parte di città, sulla parte est di Roma, tutto quello che faceva parte del settore terziario, insomma delle attività che venivano svolte a livello anche ministeriale nella parte centrale della città, appunto con l'idea di sviluppare una città monocentrica, una città che diciamo spostasse questo tipo di funzioni nella parte periferica per poi ridare al centro storico la sua vocazione diciamo culturale. Progetto che, come diceva appunto giustamente Paolo, rappresenta probabilmente uno dei più grandi fallimenti dell'urbanistica romana, ma è realizzato che poi però ad oggi ci porta effettivamente a poter parlare di aree che proprio per il naufragio di questo progetto sono riuscite a mantenere diciamo la loro vocazione naturale e culturale. L'esperienza del comitato nasce pochi anni fa in continuità con quella che in realtà era un'esperienza che sul territorio era già vissuta negli anni precedenti, nel tentativo appunto di diciamo rivendicare il rispetto per le vocazioni naturalistiche e culturali del Pratone. Sto Pratone appunto questi 58 ettari che essenzialmente rappresentano diciamo un unicum all'interno di un contesto urbano che invece è estremamente densificato. Qui il settimo municipio di cui facciamo parte anche noi come cittadini di Torre Spaccata da un paio d'anni è il più popoloso di Roma, conta più di 300.000 abitanti, visto che, se non sbaglio, via Calpurnio Fiamma è una delle vie a più alta densità abitativa d'Europa addirittura, quindi parliamo di contesti urbani in cui sicuramente non vengono rispettati quegli standard minimi di legge che prevedono ad esempio una quota di verde urbano pro capite per ogni cittadino. Per cui quindi ecco, l'attività del comitato è innanzitutto in un primo momento un'attività di studio, questo diciamo che io vi racconto un po' l'esperienza del comitato rispetto alla mia esperienza politica individuale che poi mi ha portato diciamo anche a magari ad acquisire conoscenze differenti, a maturare posizioni diverse rispetto all'inizio. E nasce diciamo dall'evidenza che quell'area aveva innanzitutto un pregio dal punto di vista storico, perché è la storia appunto degli anni 90, subito dopo la pubblicazione di quello che Paolo poi mi correggerà per tutti gli errori che faccio, magari da un punto di vista urbanistico, doveva essere il progetto direttore SDO, insomma quello che discuteva e ridefiniva
quella che doveva essere la destinazione di quelle aree su cui era evidente negli anni 90 non sarebbe più sorto il sistema direzionale orientale. E su quell'area vengono avviate delle indagini di archeologia preventiva su indicazione della stessa proprietà che all'epoca era quadrante, e anche lì ce ne sarebbe da raccontare, perché poi l'attività del comitato ci ha portato anche a studiare tutte quelle, diciamo, curiose relazioni che c'erano tra le definizioni urbanistiche dell'area e i passaggi di proprietà rispetto appunto all'area e ai diritti edificatori che su essa insisteva, che non erano mai casuali. Comunque, ecco, su quell'area negli anni 90 vengono inviate delle campagne di archeologia preventiva che portano alla luce un patrimonio archeologico indifferente, e un patrimonio archeologico, diciamo, che viene indagato subito dopo la campagna di schiavi che viene effettuata sull'area che attualmente è quella del Parco di Centocelle, sulla quale vengono individuate tre ville romane, la Villa della Piscina, la Villa delle Terme e la Villa Duos Lauros. È giusto anche ricordare che sull'area del Parco di Centocelle, grazie all'iniziativa appunto del sovrintendente Adriano La Regina, viene posto un vincolo ancor prima dell'inizio della campagna di scavi, quindi semplicemente per la conoscenza storica, perché si sapeva che sull'area del Parco di Centocelle c'erano queste tre ville, e lo si sapeva appunto da quando quell'area era destinata alle funzioni dell'aeroporto di Centocelle. Gli scavi appunto a Torre Spaccata portano alla luce cinque ville romane, un sito neolitico e un sito medievale. Tutto questo, diciamo, non porta alla tutela dell'area da un punto di vista archeologico, tantomeno da un punto di vista paesaggistico, per cui la campagna di scavi conclude appunto agli inizi degli anni 2000 con tanto di pubblicazione di un libro dedicato appunto al patrimonio archeologico dell'area, ma si arriva al piano regolatore essenzialmente senza nessun tipo di vincolo o prescrizione di questo tipo sul Pratone, cosa che lo porta appunto ad essere individuato come una delle aree per farci, diciamo, atterrare le centralità urbane che erano quel modello con cui il Comune di Roma si proponeva di superare l'idea di città monocentrica. Quindi si passava appunto dall'idea che nella città doveva esistere un asse attrezzato in cui concentrare particolari funzioni, all'idea in cui ogni municipio doveva essere dotato appunto di una centralità urbana. Poi, diciamo, un precursore della città dei 15 minuti, se vogliamo vederla così. E centralità urbana che nel particolare di Torre Spaccata significava in un primo momento 400.000 metri cubi di costruzioni, 400.000 metri cubi divisi tra commerciali, residenziali ad uso flessibile e largamente, diciamo, spostati verso le funzioni private rispetto a quelle pubbliche. E su quell'area, durante la discussione del piano regolatore, viene avviato anche un progetto collettivo da parte dei cittadini che porta alla realizzazione di un progetto in sinergia con l'Università della Sapienza, con il quale si pensava appunto di far atterrare su Torre Spaccata solo funzioni a valore aggiunto a livello collettivo, quindi il DAMS, il Museo del Cinema, una serie, insomma, di funzioni che potevano dare effettivamente un valore aggiunto alla collettività. Il progetto viene presentato nella fase di controdeduzione del piano regolatore, viene presentato pubblicamente alla presenza anche dell'allora assessore all'urbanistica Morassù, e sparisce poi completamente tra il 2005 e il 2006, a fronte invece di una triplicazione delle cubature inizialmente previste. Con una delibera di giunta si passa dalle 400.000 a 1.200.000 metri cubi, cosa che porta appunto a delle proteste sul territorio, coadiuvate anche dall'appoggio anche della politica territoriale, quindi dall'allora presidente di municipio Sandro Medici, che portano poi in fase di approvazione delle controdeduzioni a ridurre le cubature agli attuali 600.000 metri cubi che tuttora permangono sull'area del Pratone di Torre Spaccata, che comunque erano, diciamo, una previsione di un aumento del 50% rispetto alle cubature iniziali. Quindi, scusate la premessa, ma era, diciamo, secondo me importante capire quella che era, diciamo, la condizione di partenza, che dal 2008, quindi fase di approvazione delle controdeduzioni al piano regolatore, ad oggi è la stessa, nonostante tentativi durante la giunta Alemanno di aumentare ulteriormente le cubature sull'area. Quindi noi affrontiamo il tema partendo, diciamo, da questi presupposti, trovandoci chiaramente però in un contesto storico che è completamente differente da quello in cui si è arrivati all'approvazione del piano regolatore. L'esperienza del comitato nasce subito dopo il Covid, quindi le prime e più dure restrizioni legate
alla prima ondata della pandemia, e nasce sull'evidenza che quell'area, che appunto rappresenta un'area verde completamente abbandonata e che probabilmente anche per questo motivo ha saputo sviluppare al suo interno un certo patrimonio di flora e di fauna, era stata un'area che in un momento di così grosse restrizioni alle libertà individuali, alle libertà personali, era stata fortemente, diciamo, utilizzata dai cittadini, che ne avevano appunto fatto un uso civico importante, lo utilizzavano come il polmone verde che per quel quartiere e per i quartieri limitrofi effettivamente manca, perché da noi, insomma, per raggiungere il primo vero e proprio parco bisogna comunque prendere l'automobile o i mezzi di spostamento collettivi e arrivare al parco degli acquedotti. Quindi, diciamo, ci inseriamo in questo contesto qui, chiedendo innanzitutto quella che è una tutela dell'area e un suo riconoscimento da un punto di vista paesaggistico e culturale, e lo facciamo attraverso varie pratiche di lotta. In questi 3 anni appunto abbiamo cercato sicuramente di interfacciarci con la realtà del governo della città, e lo abbiamo fatto con gli istituti di partecipazione diretta alla vita democratica di Roma, quindi abbiamo lanciato delle petizioni e soprattutto poi una delibera di iniziativa popolare con la quale abbiamo chiesto una variante puntuale di piano regolatore che destinasse l'area verde pubblico, senza però innescare il meccanismo delle compensazioni che, come diceva prima Paolo, poi a fronte della tutela del Dorma Arancia ha creato speculazioni a Bufalotta, a Ciglia, Madonnetta e altre aree, e comunque ha determinato, diciamo, cubature pendenti su tutta Roma. E quindi chiaramente l'impostare una battaglia di questo tipo ci porta e ci ha portato, e chiaramente questo fa parte della nostra pratica quotidiana, ad inserirci all'interno di un contesto in cui non si parla più esclusivamente della tutela del prato di Torre Spaccata, non si parla più esclusivamente della ridefinizione del perimetro del parco di Pedralata e del salvataggio del parco di Pedralata dal progetto dello stadio o dell'estensione del monumento naturale sul lago della Snia. Qui si chiede chiaramente di cambiare un paradigma di sviluppo urbanistico che è strettamente collegato a un concetto di sviluppo economico della città. Per cui è evidente che noi chiediamo con questo comitato e con la rete di comitati all'interno della quale ci muoviamo uno stop completo al consumo di suolo, un superamento del concetto di edificatorio, un superamento del concetto di compensazione, perché alla luce appunto di un contesto socio-economico estremamente differente rispetto a quello di un piano regolatore di 20 anni, non possiamo immaginare che le soluzioni proposte 20 anni fa, che probabilmente già erano viziate comunque, diciamo, da interessi parziali e non collettivi, non possiamo permettere che siano considerate attuali ancora oggi. E questo vuol dire effettivamente superare l'idea che lo sviluppo della città debba privilegiare solo ed esclusivamente la rendita. Sembra un discorso ovvio, diciamo, e scontato, ma effettivamente non è così, perché poi interfacciandosi con chi prende le decisioni sulla città ci si ritrova sempre, no, a dover affrontare questo scoglio, per cui ogni qualvolta in cui si richiede la tutela di un'area ci si dice: sì, ma come si fa poi? Queste cubature, questi diritti edificatori, dove vanno a cadere? Allora, dovendogli dare, diciamo, una risposta brutale forse e radicale, mi verrebbe da dirgli, come attivista, come comitato, come cittadino, insomma, mi verrebbe da dirgli: no, non è qualche cosa che mi riguarda in un certo senso. Cioè, io mi sento di poter parlare e di cercare di tutelare un interesse collettivo. Non posso pensare appunto a quello che è il danno economico, il documento economico che una decisione come questa provocherebbe sulle tasche di chi comunque ha speculato e si è arricchito e ha creato un impero sullo sviluppo urbanistico sconsiderato di Roma. Da un punto di vista un po' più razionale, diciamo, guardandosi intorno, essendo consapevoli che ci si muove comunque all'interno di un'economia di mercato in cui non si ha sicuramente dalla propria parte uno Stato forte che è disposto a fare la guerra, diciamo, in nome degli interessi collettivi, mi viene comunque da pensare che rispetto al sistema delle compensazioni in una città come questa, in cui c'è un enorme patrimonio pubblico e privato anche costruito e abbandonato, ci siano delle soluzioni alternative piuttosto che, diciamo, passare alle compensazioni e far impermeabilizzare il nuovo suolo. Per cui, ecco, arrivando a concludere, dicevo: sì, non ho letto tutto il libro, mi manca, cercherò di recuperare, ma ho letto la premessa e dicevo che mi sembrava ritagliata un po' sull'esperienza di comitato, perché effettivamente come
insieme di cittadini attivi che sono stati in grado in questi anni di interagire anche con realtà dislocate in punti diversi del territorio, ci troviamo un po' in una situazione come questa, una situazione in cui cerchiamo di reclamare quello che poi alla fine è un diritto costituzionale, che è il diritto all'ambiente e al paesaggio, che sono stati anche nuovamente riformati nella Costituzione da poco tempo, e lo facciamo essenzialmente però portandoci appunto, cercando di costruire un percorso che parta un po', no, da quelle che sono state esperienze politiche che in passato sono riuscite a determinare qualcosa di buono per il Comune di Roma, come è stata quella l'esperienza del Parco dell'Appia Antica e delle tutele proposte appunto da Cederna sul patrimonio della Regina Viaru. E per cui ecco, diciamo che portando a conclusione l'intervento, come comitato ci continuiamo a muovere in questa direzione qui, che è una direzione che sicuramente da un lato vede un rapporto con le istituzioni e con l'amministrazione della città nel tentativo di spostare, diciamo, un po', no, i ruoli di forza dalla parte appunto delle rivendicazioni cittadine, e dall'altra ci muoviamo all'interno di un contesto urbano che comunque è in grande fermento e che reclama spazi e che cerca appunto di riappropriarsene nonostante tutte le difficoltà che ovviamente le concentrazioni di potere manifestano nei nostri confronti. Per cui insomma, grazie intanto per questa opportunità e passo la parola. Grazie. Grazie a te per l'impegno, e devo dire che tra l'altro questo cosa che mi viene in mente è l'altro puntavo con i punti, poi che si parlerà dopo, ma io sono direttore di urbanistica, lo so perché stanno presso a Paolo, quando vengono del segretario, ogni tanto quando mi vengono tutti domande alla ricerca sul telefono, o senti, ma sta cosa non è così, lui intende che poi il nome l'ha predicato, che la noia fa troppo. In genere, con poche battute, ci sono che faccia lì, però, le cose, e la cosa che ho sempre ammirato, due cose, che però l'urbanistica come scienza della sicurezza totale, cioè della città pubblica, è diventata una classe dirigente che non è una classe dirigente liberale, era più genere, era più dirigente di 1800 e del 900, quindi questo fa molto pensare, prima cosa. Seconda cosa, che quando io poi lo sento parlare, leggo le cose che scrive, lo posso pensare, poi abbiamo fatto anche la campagna elettorale in Chiesa, che è stato candidato sindaco di Roma e però nel senso io 07, perché io nel fatto di chiedere onore il momento che mi dice dovrò essere io candidato per il momento, e quindi quello che io sono stato per fare il meglio possibile, ma per perdere con noi, almeno. E quindi quello che ho sempre avviato il fatto che essendo sicuramente dalla formazione di Polizia Vera, quindi dalla tua generazione, che sono due donne, è specialista di sinistra sicuramente come sono io, però è una sinistra che non è, che ha il senso della realtà, mentre la capacità quella che però della lista che ha vinto la guerra con la Giudizia, la resistenza, e poi si è finito in Italia di trattare, di interrompere per me, a parte gli abitanti, vogliamo tutto a fare il piede della luna come una scusa non lo sa, la scusa che dovrebbe fare. E la capacità di contrattare la forza di tutti i rappresentanti di interessi nei quali prevedono, e quindi sapere mettere sul tavolo quella cosa che la politica purtroppo oggi in generale l'angolo non rappresenta. Tutto questo è un senso proprio di all'anima. E un'esperienza, vorrei chiedere a Maurizio Croppo, che sta sempre con anche lui con brevità, spiegatezza, dire qualcosa di significativo su quella che è stata in questo nome, in questo altro, l'esperienza di SCUP, che vuol dire sport e cultura popolare. Maurizio è anche, tra l'altro, è anche architetto e urbanista, quindi stiamo a questa spesa.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sentire Paolo parlare per me è sempre motivo di grandissimo stimolo, perché è capace davvero, no, in un breve intervento di partire da Napoleone, arrivare ai giorni nostri e tratteggiare tutta una serie di cose nell'arco di 200 anni che veramente sono fondamentali per la storia di questa città, per capire questa città. Un brevissimo inciso sulla questione delle elezioni. Io sono anarchico, non ho mai votato, non voterò mai in vita mia. L'unica volta che ho votato in vita mia, Paolo, è quando ho saputo al ballottaggio della Raggi che lui sarebbe stato assessore all'urbanistica del Comune di Roma. Allora dissi, guarda, stavolta non mi sembra possibile, ma se succede qualcosa davvero cambia a Roma. O è così, o lo mandano via dopo qualche settimana. Purtroppo, vabbè, chiusa parentesi. Allora, per quanto riguarda la storia di Scoop, non vi annoio adesso con dettagli particolari. Scoop è stata una realtà che per 10 anni nel quartiere a Pio Tuscolano, a Pio Latino, ha costituito un esempio, tra i tanti, che nella storia di questa città sono importanti, di come le persone siano capaci di autogestirsi e di creare, a partire dal basso, a partire dalla vita di tutti i giorni, quella comunità e quella cultura che non ha bisogno di deleghe, che non ha bisogno di aspettare qualcosa che venga dall'alto. Scoop ha rigenerato, a proposito di rigenerazione urbana, ecco, Scoop è stato un motore di rigenerazione urbana vero e non mistificatorio come invece accade purtroppo da decenni quando si parla di rigenerazione urbana. Lo è stato a ridosso delle mura aureliane a Santa Croce in Gerusalemme, a Bianola, quando fu occupato uno spazio, un edificio pubblico, era l'ex motorizzazione civile, cacciati, sgomberati da lì, in un'area che in una notte è diventata area di proprietà privata di due costruttori che poi sono stati implicati nelle storie di mafia capitale, va bene, tanto per capirci, ed è un luogo abbandonato ad oggi, ancora lì, no? È rimasto abbandonato, dopo aver demolito qualcosa degli edifici per evitare che qualcuno gli venisse in mente casomai di occupare di nuovo, no? Lo stesso giorno, in un corteo nel quartiere partecipato da tanta gente, veramente, ce l'ho anch'io, sono stati occupati capannoni abbandonati di proprietà di Ferrovie dello Stato a via della stazione Tuscolana, sempre nel quartiere. E lì però c'è stato un momento, come dire, di accordo con la proprietà, per cui abbiamo avuto un comodato d'uso gratuito, 5 anni rinnovabile, per poter svolgere le nostre attività, e lì quindi si è continuata la storia di Scoop, no? Che è successo poi? Che nel 2019 è stato promosso, c'era allora la Raggi e il nuovo assessore all'urbanistica Montuori, un intervento all'interno di un concorso internazionale che si chiama Reinventing Cities, che da alcuni anni in molte città in giro per il mondo viene promosso da questa associazione che si chiama C40, che invita le municipalità e le città a individuare aree di rigenerazione urbana. Ritorniamo alla parola, apro e chiudo parentesi nuovo, se vogliamo parlare di rigenerazione urbana ritorniamo alle cose serie, ritorniamo alla legge 457 del 78, ritorniamo a quello che l'unica regione in Italia subito dopo, come la legge prevedeva, ha realizzato, cioè una legge regionale, la 47 del 78, per il recupero allora del centro storico di Bologna, ma che a mio avviso dovrebbe essere la legge che dovrebbe governare tutti gli interventi, quelli di rigenerazione vera, anche delle periferie, perché il principio deve essere lo stesso, cioè una guida, una regia pubblica negli interventi di rigenerazione, in cui se c'è del capitale privato, se ci sono dei privati che partecipino all'interno però di una regia e di regole che sono definite da un pubblico, cosa che invece è mancata assolutamente, perché sulla narrazione del non ci sono i soldi, non si può espropriare, dobbiamo coinvolgere il capitale privato nella trasformazione urbana, non dobbiamo creare queste opposizioni pubblico-privato, ci si è calate le braghe davanti al privato, punto, fine, è solo questo, non c'è altro, la storia è questa. Richiudo parentesi, ritorno quindi al discorso di Reinventing Cities. Il comune individua alcune aree, tra le quali appunto questa di proprietà di Ferrovie dello Stato, la quale Ferrovie dello Stato, in accordo appunto con quanto previsto dal bando, vende l'area di 5 ettari a quella società che tra quelle partecipanti al concorso, perché era un appalto concorso, entro un attimo in un tecnicismo, non era un concorso di idee per architetti, era un concorso in cui il capofila era
un soggetto economico che poi avrebbe realizzato ciò che il progetto prevedeva, che è una cosa completamente diversa, perché un conto è chiamare, no, la creatività dei professionisti a livello internazionale a cimentarsi e misurarsi su un'area, un conto è fare un appalto concorso, cioè a dire l'impresa, l'azienda, il soggetto economico si presenta e presenta un progetto e se vince il concorso realizzerà quel progetto e quindi deve avere anche le capacità economiche per farlo. Abbiamo partecipato alla prima fase del concorso, noi come SCOOP abbiamo deciso, cioè, di metterci in gioco, di entrare in questa sfida che comunque avevamo criticato dall'inizio, perché riapro parentesi, standard urbanistici, una delle grandi conquiste di civiltà proprio della nostra, no, disciplina urbanistica. Culturalmente si può ragionare su come andare oltre, ma andare oltre per migliorare, non cancellare questo discorso di civiltà, cioè a dire che ogni cittadino ha diritto ad avere 8 metri quadri di servizi verdi e quant'altro. Va bene. Ora, in quell'area, che stiamo parlando di Roma, quartiere Tuscolano, Appio Tuscolano, c'è una carenza di servizi endemica, che nasce da una edificazione in epoca fascista e successiva poi agli anni 50-60, che ha densamente occupato quel territorio, facendone uno dei più densamente abitati a livello urbano, italiano e mondiale, cioè siamo a livelli di Hong Kong, cioè, in quel quartiere. Orbene, dice la legge che all'interno del perimetro della zona censuaria va recuperata e reperita, se c'è un'area libera, e prima di qualsiasi altra previsione quell'area deve essere destinata, lì si chiude il discorso, cioè quell'area non poteva essere destinata a nient'altro se non a recuperare almeno in minima parte quel deficit storico di standard urbanistici di quel quartiere. Allora, di questa storia non se ne è fatto più niente, cioè c'è stato il bando, è stato vinto da una società che aveva a capo praticamente i fratelli Federici, che sono i nipoti del nonno che realizzò via Petroselli dopo gli sventramenti fascisti, appunto via di via Petroselli, no? Federici è anche quello che ha fatto quei grandi palazzoni dove poi è stato girato quel bellissimo film con Sofia Loren e Mastroianni, Una giornata particolare, insomma, tanto per dire la storia, che poi abbiamo sempre gli stessi soggetti, i nonni, i padri, i nipoti, sono sempre loro. Ok, però di questa cosa però non se ne è più parlato, ma noi intanto siamo stati cacciati da lì, non tanto per il discorso del bando, ma perché è uscito fuori che l'area dei capannoni che noi occupavamo doveva essere invece adibita alla creazione di una strada che serve a creare un collegamento con una zona, un'area logistica, che è quella che il punto di arrivo di un quadruplicazione della linea ferroviaria, quella dei Castelli che arriva a Roma, un'opera di un impatto devastante che solo a pensarci fa venire i brividi. E quindi alla fine c'è quest'area che dovrà essere realizzata per movimentazione merci e una strada che deve collegarla col quartiere che passa, guarda caso, dove ci sono i capannoni. E quindi noi lì è finita la storia. Il Comune di Roma ha fatto la parte del mediatore, dice ok, vediamo se, come e quando. Non racconto tutta la storia, facciamola corta. Mazzei, architetto Mazzei, che è praticamente il braccio destro dell'assessore Zevi, no, patrimonio, ha detto, ma se qua lo rivendicherebbe, che loro hanno fatto la loro parte di mediatori, sai, anche con quell'aria un po', ok, però dai, calme, no? Tra due soggetti privati, Ferrovie e SCOOP, va bene? Ecco, questa è la logica, questa è la mentalità, vabbè, di chi oggi ci amministra, poi domani potrà essere chiunque altro, ma la logica è quella, va bene, due soggetti privati, ok, noi ci abbiamo messo un attimo del nostro per cercare di mediare, poi vabbè, insomma, è finita. Una considerazione, quando 5-6 anni fa ormai, anche di più, fummo cacciati da Vianola, ci fu una grossa partecipazione a livello di persone, un corteo cittadino proprio spontaneo. La seconda volta, quando siamo andati via di là, era a luglio, c'era nessuno, ma non, cioè, ci abbiamo provato, abbiamo chiamato la cittadinanza, abbiamo chiamato i vari comitati, ognuno dei quali, compreso quello dell'editore Spaccata, era impegnato nelle proprie lotte. Manca un qualcosa che tenga assieme queste cose. Ormai ogni situazione vive della sua realtà particolare, ma non c'è più la capacità di fare rete e di
e di far sì che le attività delle singole realtà, che pure sono vive, importanti, egregie, fondamentali, cioè tanto di cappello per quello che stanno ancora facendo e fanno, ma io non vedo al momento la capacità di trasformare questo in un progetto politico che vada al di là del localismo, della questione locale. Per chi ci sta lavorando c'è la coscienza, lui non ha un atteggiamento localistico di chi difende il giardino sotto casa sua, lui ha una competenza e una consapevolezza politica che va ben al di là dell'aspetto locale, ma rispetto a un'opinione pubblica, rispetto, diciamo, manca assolutamente in questo momento, cioè ci vuole, no, allora, Paolo prima invitava, no, a riaggregarsi attorno a un'idea, a un progetto, cioè c'è bisogno di sognare e di trasformare il sogno in realtà per riscaldare di nuovo gli animi, i cuori e mettersi attorno a progetti che possano muovere, no? Cioè le persone scendono in piazza, cioè l'abbiamo visto, no? I cortei femministi di questi ultimi tempi, che partecipazione enorme hanno avuto, ma perché lì si gioca su discorsi che hanno a che fare proprio con aspetti che sono personali e collettivi, no? Che riguardano le questioni proprio personali e collettive. Sulle questioni di diritto alla città, il verde, si è persa questa cosa. Io, cioè, ho cominciato a fare politica negli anni 70, insomma, c'è un abisso, no, tra quello che era e quello che è. E io non credo che continuando a lavorare, seguendo quegli schemi che erano gli schemi alla fine degli anni 70, insomma, no, si possa andare da qualche parte. C'è bisogno di trovare una nuova cifra, un nuovo tipo di comunicazione che permetta proprio di andare oltre, diciamo, questi limiti. Allora, il welfare urbano è fallito, Paolo, dicevi giustamente, no? Ma perché è fallito proprio il progetto di welfare sociale e politico? E tutti i grandi partiti socialdemocratici in Europa sono spariti, sono evaporati. Oggi la mezza sinistra in Europa, che è Macron, cioè, vedi, vogliamo ridere, cioè, stiamo raccontando le barzellette, ma ci sono questioni materiali, economiche, cioè i partiti socialdemocratici avevano la capacità di ridistribuire una parte di quel plusvalore del capitale per migliorare le condizioni delle classi popolari. Adesso siamo in una fase storica in cui l'accentramento della ricchezza enorme, mai stata così grande come in tutta la storia dell'umanità, è concentrata nelle mani di pochissimi, e quindi politicamente i partiti socialdemocratici hanno perso il loro ragione struttura funzionale di essere, no? Quindi dobbiamo provare a ripartire da queste cose, da queste idee, cercando di suscitare e di creare nuovamente dei sogni. Oh, io quando ero bambino, abitavo a Via Ughelli, uscendo da Portone, a destra vedevo la campagna. Ma la campagna per me, papà era di origine lucana, per me la campagna era giù, in Basilicata, a Roma la campagna, che cavolo c'entra? Quindi girando la testa a destra dico, ma che è sta roba? Che era una cosa allo stesso tempo affascinante e un po' straniante. Poi grazie a cittadini che per anni hanno lottato assieme e hanno conquistato il diritto ad avere quel parco, perché se non c'erano le persone del comitato del Parco della Caffarella, lì io ricordo nelle pagine gialle nello stradario di Roma, quando le aree non erano ancora edificate, venivano indicate in giallino chiaro con le strade tratteggiate bianche, che vuol dire che nella prossima edizione del Tutto Città poi avremo il quartiere. Ecco, adesso se noi oggi abbiamo il Parco della Caffarella, che poi è tutto assieme col Parco dell'Appia Antica, lo dobbiamo grazie a quel comitato. Io, Roberto Federici, è stato mio amico e compagno nella serie anarchica del Carlo Caffiero di Garbatella, lui poi è presidente dell'allora nono municipio, no? A conclusione, diciamo, di quel percorso, per ricordare una delle cose. Paolo, io nella prossima edizione, mi auguro che ci sarà una prossima, ancora che ti vede autore, io andrei proprio a ragionare sugli anni di Nathan e su quell'edilizia economica e popolare degli ICP, che ha creato delle cose che oggi in Europa dovrebbero essere di esempio per tutti. O noi la sociologia urbana l'abbiamo inventata a Roma con Domenico Orano, un radicale massone che ha studiato a livello sociologico qual era la condizione di testaccio, e da lì è stato fatto il progetto.
E quando il privato è andato da Nathan e ha detto ci metto i soldi io per fare il quartiere, Nathan ha detto no grazie, facciamo noi, va bene? E l'ha fatto con le cooperative di operai, muratori, falegnami, fabbriche, e poi sono andati ad abitare in quel quartiere. Cioè noi abbiamo fatto per la prima volta al mondo sociologia urbana e autocostruzione. E abbiamo dei quartieri che purtroppo oggi sono in mano ai privati e che hanno valori come quello delle case al centro storico, ma che sono un unico a livello europeo. E lì c'è un problema di cultura legato al moderno che ha voluto proprio dimenticare quella parentesi, relegandola a un fatto vernacolare, particolare di Roma, perché era arretrata rispetto alla cultura nord europea. No, da lì bisogna ripartire invece e ragionare. Grazie anche a Marco per la passione, soprattutto per la decisione. Avevo chiesto anche di rendere analisi dell'intervento legge che parla di Cali, si racconta cosa fa a portavo cose, essendo in materia pubblica degli atti avuti. Grazie, anche un fuori onda, non era preparato, non conoscevo il signore che mi ha preceduto, ma a Domenico Urano io ho dedicato tantissimi studi, ho ordinato il suo archivio familiare e nelle iniziative di Ottavo Colle parliamo soprattutto della città di Nathan. Ok, chiusa parentesi, non mi ha ascoltato ma dopo lo contatterò. E ringrazio per l'invito e mi fa piacere rivedere Paolo e il libro di Insolera, per chi come me, come tanti altri, ha avuto il piacere e l'onore di studiare con la professoressa Ferrarò e con la professoressa Maciotti e il professor Ferrarotti per tanti anni, che mi hanno accompagnato da tesi di laurea al dottorato. Il libro di Insolera era il punto di riferimento come testo e Paolo Berdini il punto di riferimento in carne ed ossa come studioso della città di Roma da seguire, quindi sono particolarmente felice di questo invito. Peraltro, come dicevo a Massimo che mi ha invitato personalmente, in questo municipio è il municipio di elezione della mia associazione di promozione sociale, tanto che ho appena rinnovato la tessera dell'AMPI proprio di Nido di Veste, il vostro circolo, perché appunto è il territorio dove più faccio attività. In sintesi, appunto, collateralmente alla mia attività di pubblicazione, ho pubblicato molti libri su Roma che Paolo mi ha presentato più volte, mi sono dedicata soprattutto alle borgate e al concetto di periferia, che sappiamo tutti essere una categoria moderna, no? una invenzione purtroppo del periodo del fascismo, quando si decide con un piano regolatore che parti di città devono essere allontanate, disgregate, allontanate appunto dal centro storico e disperse. Nascono appunto le borgate ufficiali e dopo, nel dopoguerra, nascono i borghi e i borghetti. Il prossimo libro che esce prossimo mese affronterà questo, appunto, i borghi e i borghetti. Si è parlato molto, si è citata molto la Caffarella. La Caffarella che altro era se non una parte ovviamente di Caffarella Borghetto Latino? E qui vengo all'associazione. Noi facciamo da 12 anni queste passeggiate che sono delle iniziative di pedagogia urbana, in realtà non si cammina, sono dei piccoli seminari concentrati in 2 ore e soprattutto andiamo, e il titolo è quello, a fare delle passeggiate scomparse, cioè andiamo nei luoghi dove c'erano appunto borghi e borghetti. Fra 2 settimane saremo di nuovo qui il 20 aprile facendo un'iniziativa su Don Sardelli, quindi Mandrione e Acquedotto Felice, e quindi passeggiando dove non c'era più, non c'è più ovviamente il borghetto dell'Acquedotto Felice, o appunto molto spesso facciamo tutto ciò che è questa zona, Borghetto Latino e l'Arco di Travertino, cercando appunto attraverso queste iniziative di riappropriarci della storia della borgata, della periferia romana e anche di quella che era appunto in altri quartieri, appunto torno al mio testaccio, che poi fu il mio primissimo libro, fu quello, della città pubblica immaginata appunto negli anni di Nathan. Quindi sono delle iniziative che possono sembrare, spesso vengo confusa con una guida turistica, pazienza, non fa niente, possono sembrare iniziative turistiche, ma quando vengo confusa per esserlo, dico sì, è vero, stiamo facendo delle esperienze di turismo locale, che non facciamo soltanto a Roma, spessissimo siamo a Scampia, andiamo in tutti quei luoghi, quindi a Napoli, che sono anche stati oggetto negli anni di un forte stigma, un forte stereotipo urbano,
e facciamo queste iniziative non da soli, sì, con i soci, ok, ma cercando di coinvolgere il più possibile i comitati di quartiere, le associazioni locali, altre associazioni culturali, e spesso partecipano gli stessi abitanti, quindi e questo ce la dice lunga sul fatto di quanto c'è ancora da fare per... Sì, non so perché fischia. Ok, va bene, meglio così? No, vabbè, vi ringrazio. Vediamo così, ok. Appunto, questo ce la dice lunga, mi sa che non, adesso non si sente. No, allora per forza il fischio, così, così. Ah, forse la gas, è vero. È così, orientato così non fischia, ok. Dice, questa ce la dice lunga su quanto c'è ancora da fare per riappropriarci della, della storia dei nostri quartieri, no? E anche del valore che essi hanno. Infatti quello che continuo sempre a dire in queste iniziative è che passeggiare, anche se può sembrare un po' provocatorio, al Colosseo deve avere la stessa dignità di passeggiare a Corviale e viceversa. Perché andare a Corviale, che è uno dei luoghi dove spessissimo andiamo? Perché attraverso la storia di Corviale, perché nasce Corviale? Nasce perché c'erano i borghi e i borghetti, perché vengono smantellati durante le giunte di Tosè, gli Argani, e queste persone devono andare da qualche parte. Quindi tu stai in un luogo e parli in un altro. Peraltro l'esperimento che facciamo sempre, qui un po' la bellissima idea di città che aveva in Solera, no? Un po' di ricucire il centro storico e tutte le, diciamo, quello che rimane dell'archeologia della classicità romana in giro per la città. Quello che faccio fare ai miei soci ogni volta che andiamo al Quarticciolo, a San Basilio, a Corviale, andiamo tutti su Google Map, scriviamo Piazza del Colosseo, Piazza del Quarticciolo, e ci rendiamo conto che ogni borgata che ci sembra così lontana nella mente dista dal centro del potere o della classicità o di quello che si ritiene che debba avere più valore di un altro luogo, massimo 10 chilometri. 10 chilometri sono 15.000 passi, che mediamente una persona in salute, anche non necessariamente giovanissima, può fare. Sono 10 chilometri alla fine, non è così tanto. E sono tanti, ma non sono tanti quanto, quanto uno possa immaginare, no? A ritorno prendi l'autobus, se esiste, perché spesso andiamo appunto anche in luoghi come Re Bibbia, San Basilio, scusate, dove non esistono i mezzi, perché la metropolitana finisce appunto a Re Bibbia. Quindi diciamo sono delle iniziative volte anche a condividere con i cittadini romani anche le difficoltà della mancata progettazione di questi luoghi. La mancanza di marciapiede è una cosa che faccio sempre notare, lo ricordava Paolo, e cosa ci fa subito capire dove siamo, se siamo in un luogo non pianificato. L'assenza di marciapiedi, anche quello, ecco. Quindi niente, io sinteticamente è quello che faccio da tanti anni come professione. La professione della sociologa urbana è molto difficile, non è codificata. Sì, gli studi ci sono, ma non è codificata. Cosa fai la sociologa urbana, come? Anche in questa forma, diciamo così, itinerante. Quindi grazie per l'invito, ho ricominciato.